Buonasera cari amici, buonasera alla puntata, benvenuti alla puntata e cultura. Questa sera parleremo e vogliamo dedicare alla così come lo chiamiamo noi, Eleuterio Gol, con la squadra ospite particolare, il portiere Rustica, che sarà con noi, e quindi salutiamo Franco Gentile, Gigi Strafalaci, lo leggevo male, Giuseppe Chiaracane e Gabriele Copos, Gigi Strafalaci, giusto? Sì. Perfetto. Allora, buonasera ragazzi, buonasera a tutti, è una puntata interessante, parleremo ovviamente di calcio, parleremo di teoria, parleremo ovviamente di Roberto Eustico, ma parleremo anche della 16. Quindi voglio subito dare la parola a Franco Gentile per introdurre la giornata di ieri, insomma, fare un quadro generale di quella che sta appunto che ha riguardato i nostri. Allora, buonasera a tutti. Giuseppe. Questa settimana, sì, buonasera a tutti. Questa settimana diciamo che le nostre squadre hanno fatto triste, cioè iniziando con gli allievi che hanno vinto 7-0 sabato contro la Junior Sport di Brolo, 7-0 con salendo in cattedra con Arrigo Manuel che ha fatto 5 gol, poi ha segnato anche Acanto e Marco Oliva. Diciamo che la squadra agli ordini di mister Rizzo è iniziata così in sordina, poi purtroppo è stato buttato fuori il portiere del Brolo, ci ha spianato la strada per questa vittoria. Per quanto riguarda invece la terza categoria, che ha giocato domenica mattina alle 11, perché Lustica, come voi sapete, tutte le trasferte li gioca fuori casa alle 11 di mattina. E i ragazzi di Mister Chiaracane hanno vinto 2-0, un match corretto su tutti i punti di vista, ha segnato Priola e Migliazzo. Invece stasera i nostri giovanissimi provinciali di Mister Costa hanno battuto i parità dal Casteldaccia per 5-0. Anche qui in gran spolvero il nostro attaccante Adriano Pepe con 4 gol e il gol di Ragona. Dopo la batosta di domenica scorsa a Corleone, i ragazzi di Mister Costa si sono ripresi il cammino per questo campionato. Adesso ci accendiamo a giocare domenica il derby contro l'Oratorio San Ciro di Marineo per quanto riguarda i giovanissimi di Mister Costa. E invece sabato, no, anzi domenica mattina alle 11 giocheranno i ragazzi di Mister Risto e gli allievi contro il Casteldaccia. Per quanto riguarda invece la terza categoria, i ragazzi di Mister Chiaracano andranno a fare visita e Rangers sabato sera a Palermo. Quindi siamo contenti, la società è contenta per questo tristico di vittorie, e adesso ci accingiamo da domani a lavorare per queste trasferte. Bene, intanto volevo salutare nuovamente Gigi Strafalaci, portiere del ciao Gigi. Intanto abbiamo visto una bella partita, come diceva Franco, Gentile, una partita molto corretta, una partita di terza categoria. Insomma, spesso si parla male di questa categoria, ma in realtà io sto vedendo, grazie anche ai ragazzi del Prato Verde e ovviamente delle squadre che vengono a giocare qua, vedo invece un ottimo fair play, devo dire anche un po' di qualità. Poi ho visto anche come si sono comportati i ragazzi dell'Ustica, anche l'allenatore, persone straordinarie, e quindi da questo punto di vista
credo che sia importante anche diciamo, valutare positivamente questo bellissimo giocattolo che è la terza categoria, che fino a qualche anno fa invece veniva guardata come uno spauracchio. Allora, Gigi, intanto Sì. complimenti per la gara di ieri, perché si può perdere, ma si può perdere anche con dignità, si può perdere anche, diciamo, giocando bene oppure con sportività. Devo dire che obiettivamente il Prato Verde ieri ha meritato di vincere e dobbiamo dire che ha vinto anche bene con un classico 2-0, un gol per tempo, il primo gol Priolo. Il secondo gol poi è stata una bellissima azione di Migliazzo, per cui è stato un gol anche importante per chiudere la gara. E qualche tua bella parata, devo dire anche la verità, ha salvato la tua squadra. Io non so come si sente l'audio a casa, perché qualcuno mi dice che si sente male. Un po' disturbato, però tutto sommato riesco a sentire, riesco a capire. Ok. Quindi andiamo ad esaminare dal tuo punto di vista che gara è stata. Intanto è stata una bella partita vista da fuori. Poi, tra l'altro, il Prato Verde è stata una bella per me una scoperta piacevole perché è una squadra che non conoscevo, anche perché comunque credo che sia nata da 1 anno o 2 anni. Ci sono dei ragazzi che tecnicamente possono anche ambire a giocare categorie superiori e poi nel complesso hanno giocato un calcio pulito, corretto e poi hanno, diciamo, nettamente hanno dimostrato di vincere la partita ieri. Noi purtroppo abbiamo dato il massimo per quello che erano le nostre, diciamo, le nostre riserve perché ci mancavano 5 elementi importanti. Che nella nostra squadra fanno la differenza e abbiamo anche subito fisicamente nel secondo tempo, cosa che comunque il Prato Verde invece, diciamo, ha ingranato la quinta e ha mostrato comunque che fisicamente possono reggere 90 minuti, cosa che non siamo riusciti a tenere noi. Però tutto sommato, per quello che diciamo, le ambizioni di ieri, più di quello non potevamo fare, ecco, perché realmente ci mancavano gli uomini, ci mancavano diversi uomini, diversi punti che comunque all'interno del gioco, del campo, ci avrebbero sicuramente dato la spinta in più. Però complimenti intanto al Prato Verde perché sia in campo che fuori sono dimostrate le persone abbastanza serie e corrette. Ed è giusto che sia così. Franco, presentami Gabriele Locopo. Allora, Gabriele Coco è il nostro capitano della squadra. Gabriele Coco l'anno scorso era a Villa Abate, dove ero presente anch'io in qualità di direttore sportivo per quanto riguarda il settore giovanile. Purtroppo quest'anno non hanno fatto il gruppo 2006, così la squadra si è sfaldata e quindi alcuni giocatori hanno trovato sistemazioni in altre società. Gabriele, Acanto e Terranova hanno seguito il nostro percorso con l'allenatore Mister Risso. Devo dire che i ragazzi stanno lavorando tutti insieme per fare un campionato dignitoso e magari così alla fine aspettarci qualcosa di positivo. Gabriele è un centrocampista, in questo momento sta facendo il difensore centrale. Credo che i centrocampisti possono fare anche il difensore centrale, lui lo sta facendo con tanto merito. Gabriele, intanto belle parole da parte di uno che capisce di calcio, il signor Franco Gentile. Ti volevo chiedere, insomma, come ti trovi in questa. Io un attimo che devo mutare, Franco, ti muto il microfono perché mi rimbomba, va bene? Poi ti apro io. E quindi stavamo dicendo che da questo punto di vista le belle parole di Franco Gentile ti possono solo inorgoglire, e di fatto, da quello che io anche ho sentito da parte di qualcun altro, sei anche un punto di riferimento per la squadra. Tra l'altro, hai anche la fascia di capitano. Allora, raccontami queste prime partite, insomma, come sono andate, e poi le tue sensazioni in questa nuova realtà misilmerese, visto che tu vieni dal Villa Abate. Sì, allora, queste prime partite sono andate
Per adesso molto bene, mi sono trovato sin da subito benissimo con il gruppo, anche se con alcuni già ci conoscevamo, però è un gruppo molto unito, affiatato, che non si litiga. Questa secondo me è una cosa molto importante. Abbiamo trovato un mister molto preparato, che è il mister Rizzo, che ci dà continuamente ogni giorno insegnamenti sia a livello umano che calcistico. Fortunatamente per adesso la squadra gira bene, imponiamo sempre il nostro gioco e va molto bene. Intanto tu hai 16 anni, 15 anni, no? Ne Sì. devi fare 16. Ecco, che cosa significa in questo periodo, in questo momento della tua crescita fare calcio? Ti faccio meglio la domanda, no? Di solito le scuole calcio tutti vogliono diventare Ronaldo, tutti vogliono diventare grandi. Intanto saluto Marcello Grassi, grande portiere dell'Ascoli e dell'Atalanta dei tempi d'oro degli anni 70, che è in diretta, ci sta guardando. Quindi ciao Marcello, tra l'altro mi diceva pure che si sentiva male, quindi vabbè, speriamo che adesso si senta meglio. E quindi che significa per te fare calcio oggi, con quale prospettiva? Che cosa è divertimento, speranza e se vogliamo anche una prospettiva di lavoro futura, perché stai diventando uno arrivando in Serie A. Ecco, la tua dimensione è ora di un quindicenne. Allora, per me calcio innanzitutto è divertimento. Io gioco a calcio per divertirmi, soprattutto perché mi sento molto più spensierato e libero quando gioco a calcio in un periodo che per adesso per tutti non è molto semplice. Poi ovviamente il mio obiettivo è quello di riuscire ad andare avanti nel mondo del calcio. Se è la mia strada, sicuramente sarà così. Però l'importante è divertirsi. E questo è importante, questo significa anche essere umile. Niente, poi magari se ci vuoi raccontare successivamente quelle che sono le tue sensazioni e anche in prospettiva se questo gruppo potrà crescere e magari se c'è qualche altro compagno su cui naturalmente e per cui tu fai riferimento per la sua bravura, anche da un punto di vista umano. Quindi ti lascio questa domanda per cui hai tutto il tempo di riflettere. Intanto io saluto Giuseppe Chiaracane, che è l'allenatore della squadra della terza categoria Pratoverde. Sta entrando adesso. Ciao Giuseppe. Mi senti? Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma ho finito adesso il lavoro. Vabbè, lavoravi, quindi Sì, io vi sento, voi mi sentite? stiamo rilassando. Intanto ti salutiamo, non ti preoccupare perché il lavoro viene prima di ogni altra cosa. Buonasera a Abbiamo il tutti. piacere stasera, Giuseppe, di avere un graditissimo ospite, questo ragazzo, il portiere dell'Ustica, che ieri insomma si è fatto valere, e magari poi tu ci dai pure qualcosa di questa partita. E quindi poi abbiamo Gabriele Lococo, il nostro ormai punto di riferimento del programma, il mio coadiutore, il mio numero due, ne sono di terzino destro. Che è Franco Getti. Beh, allora Giuseppe, intanto complimenti per questa vittoria. Parlavamo con l'ottimo Gigi Strafalaci, che è il portiere dell'Ustica, di grande sportività da ambo le parti. Sinceramente è stata l'espulsione del giocatore dell'Ustica. Non ho capito per quale motivo, forse per troppe proteste, non c'era motivo di queste espulsioni, di queste proteste. Dico, per la verità è stata una bella gara, peccato che non c'è stato pubblico, il pubblico non può entrare nel campo, negli stadi, e quindi quel pubblico che c'era era come sempre seminato, come dico io, nelle varie contrade che circondano il campo sportivo. E questo oltre a rendermi triste un po', mi lascia sinceramente deluso, perché comunque tanto si può fare e si deve fare. Beh, a te la parola, Giuseppe. Mi senti, Giuseppe? Allora, ribadisco intanto il saluto a tutti. Sì, io lo sento benissimo. Voi mi sentite? Sì, perfetto. Mi sentite? Ok. Sì. Dicevo, intanto ribadisco il saluto nuovamente a tutti.
Mi dispiace veramente tanto per il pubblico perché devo dire che una partita come quella di ieri, seppur di terza categoria, avrebbe meritato essere vista da tante persone perché è stata una bella partita, corretta, ma anche ben giocata. C'è stata una partita in cui si sono visti non lampi, ma anche larghi sprazzi di bel gioco. Quindi sono contento di quello che stiamo facendo. A livello di gruppo, a livello di risultati, ma quello che conta è che stiamo creando un bel gruppo, una squadra che gioca e si diverte. Per quanto riguarda la sportività, è una cosa che mi ha colpito dall'inizio del campionato, perché per me è la prima esperienza in un campionato di adulti. Ho sempre allenato i piccoli, dai primi calci fino ad arrivare al massimo agli allievi. Quindi quando ho accettato questo incarico l'ho fatto con tanto piacere, anche perché sapevo che i ragazzi li conoscevo quasi tutti. Però tutti mi dicevano: questa terza categoria, stai attento perché comunque non è un calcio vero e proprio. Ma devo dire che dalla prima partita fino a quella di ieri, più o meno tutte le squadre che abbiamo incontrato sono state corrette e noi ovviamente di conseguenza. Si è visto anche del bel calcio e anche ieri ho sentito dire da qualcuno che ha avuto modo di vedere la partita, che più che una partita di terza categoria sembrava una partita di un livello superiore. E questo ovviamente non solamente per meriti nostri, ma anche per meriti dell'Ustica, perché comunque la partita è stata ben giocata. Dispiace moltissimo per quell'episodio dell'espulsione. Io in quel momento lì mi ero distratto un attimo, perché l'arbitro ha fischiato fallo, io stavo cercando di correggere tatticamente una posizione in campo di un ragazzo. Quindi mi sono girato a parlare con il mio secondo allenatore, Giovanni Oriti. Quindi non abbiamo capito benissimo cosa è successo. Poi, parlando con Vincenzo Rizzo, che è il ragazzo coinvolto, ci ha detto che è stato sicuramente un eccesso di reazione da parte di un loro giocatore, perché comunque lui è andato a chiedere scusa. Lui il fallo l'ha fatto, però è andato subito a chiedere scusa. Quindi poi il ragazzo si è innervosito, se l'è preso anche un po' con l'arbitro, e l'arbitro ha deciso così. Perché comunque dico, sai, un'espulsione in una gara bella, corretta, tranquilla, non ci voleva. Passo la parola al nostro numero uno dell'Ustica, Gigi. Insomma, tu hai condiviso un po' quello che diceva anche il mister Chiaracane. Ecco, secondo te, questa squadra del Prato Verde, quest'anno, dove può arrivare? Ma intanto il campionato di terza categoria girone B è molto combattuto. Ci sono comunque squadre che poi sono diciamo un girone molto corto. Quindi non dire chi vincerà quantomeno arriverà prima del girone è difficile perché ci sono tante squadre che comunque hanno dell'ottimo potenziale e dell'ottima organizzazione. Sicuramente il Prato Verde fa parte di una di queste. Sicuramente una delle candidate a vincere il campionato, chiaramente mantenendo questo spirito, diciamo, mantenendo questi ritmi, sicuramente può andare lontano. Ecco, noi speriamo di poter intanto recuperare tutte le persone, diciamo, che quest'anno sono infortunate, e magari dire anche la nostra in questo girone che, ripeto, è molto competitivo, è molto sportivo e molto corretto. Senti Gigi, andiamo invece a parlare della vostra squadra, dell'Ustica, ovviamente. Ti volevo chiedere, ieri non ho visto una squadra, insomma, da ultimo posto in classifica e nemmeno da penultimo, anzi ho visto, ti devo dire la verità, una bella squadra dignitosa, e poi ho visto anche una reazione dopo l'1-0. Non so se te la ricordi, voi avete cercato di raggiungere il pareggio, anzi, avete avuto qualche buona azione in profondità, e devo dire la verità, il Prato Verde era superiore, da questo punto di vista era superiore, però il primo tempo l'avete giocato quasi alla pari, probabilmente vi mancava qualcosa là davanti. Sì, noi ci abbiamo creduto fino a quando praticamente, diciamo che l'espulsione ci ha tagliato un po' ci ha spezzato le gambe, Però però l'espulsione, Gigi, è venuta nel secondo tempo, giusto? sì, è metà del secondo tempo. Io, di la verità, fino all'1-0 abbiamo cercato di tenere
di difenderci e provare, diciamo, quelle piccole situazioni che erano a nostro favore, di magari di poter concretizzare qualcosa. Là davanti ci è mancato qualcosa lì davanti, ci mancavano degli uomini che lì davanti riescono a mettere in difficoltà le nostre squadre avversarie. E, diciamo, abbiamo tenuto fin quanto per quello che abbiamo potuto fare, ecco, perché, ripeto, avevamo la panchina corta e mancavano forse 5-6 elementi che ieri sarebbero partiti sicuramente titolari. Chiaramente con quegli elementi in squadra magari potevamo dare anche quella forza in più nella partita, che chiaramente dopo appunto il secondo tempo è andata a calare, ecco. E poi chiaramente tecnicamente avevamo davanti un avversario che, cioè, diciamo, era superiore a noi in quel momento ieri, ecco. Voi con chi avete giocato fino ad ora, Gigi? E noi abbiamo due partite da recuperare perché causa maltempo e agli scafi, due partite, diciamo, sono state rinviate. Noi abbiamo giocato col Monte Pellegrino e col Ficarazzi. Col Monte Pellegrino abbiamo vinto, abbiamo fatto una bellissima partita. Con il Ficarazzi abbiamo perso e anche lì abbiamo trovato davanti una squadra abbastanza competitiva. Quindi penso che Pratoverde e Ficarazzi, con le squadre, diciamo, con cui abbiamo giocato noi, sono quelle che le più competitive in questo girone. Ho capito. No, io volevo tornare da Franco Gentile. Franco, intanto scrive Totò Di Fulco, non so se avete visto il messaggio, rimaniamo con i piedi per terra, pensiamo partita dopo partita. È giusto che sia così, sostanzialmente. Mentre Vincenzo Rizzo scrive, io ancora sto correndo. Naturalmente forse parla con l'ottimo Franco Gentile. Franco, diciamo, ora ti riattivo il microfono. Dico, abbiamo parlato anche di questi ragazzi che si stanno crescendo, che si stanno formando nelle vostre squadre. Ecco, da questo punto di vista c'è una crescita, vedete una qualità che si sta costruendo, anche perché, diciamocelo francamente, voi avete dei mister, dico, non parlo di Franco Gentile perché già ne ha parlato abbastanza, ma per esempio c'è Gaetano, detto Tannino Rizzo, che è sinonimo di qualità, di certezza, più che qualità, cioè di una certezza qualitativa di enorme dimensione. Ecco, come vedete questi ragazzi? Ma intanto, mister Rizzo, come dici tu, Daniel Rizzo, che qua mi sembra che conoscono la maggior parte degli sportivi mesimeresi, ha un curriculum eccezionale. È stato anche coordinatore della rappresentativa regionale e poi anche nazionale per quanto riguarda gli allievi. Se non mi sbaglio, ha vinto anche un titolo per quanto riguarda gli allievi. Quindi ha scelto questa cosa qua a Mesilmeri, malgrado avesse altre proposte. Quindi sta lavorando molto bene con i ragazzi. Come ha detto poc'anzi Gabriele, la crescita, l'educazione, i valori del calcio. E quindi i ragazzi stanno crescendo tutto, ogni punto tecnico e tattico. Quindi lavoriamo settimana dopo settimana e ci alleniamo benissimo 3 volte più la partita, e sono 4 volte. Quindi ci sta mettendo tutto l'anima e il cuore a far sì che questi ragazzi degli allievi crescano in maniera intanto educata e poi, appunto, come dicevo poc'anzi, sotto il profilo tecnico e tattico.
Mi senti Giuseppe? Sì. Dico, intanto bisogna dire che a parte i complimenti di Davide Capitano, che tra l'altro è missilmeresse, insomma, e comunque giocava nella squadra di Ustica, abbiamo anche questo bel portiere che ha fatto qualche bella parata ieri, insomma, se il risultato è terminato sul 2-0 è anche merito suo, nel senso buono però del termine, perché diciamo qualche parata l'ha pure fatta. Giuseppe, questa squadra di Ustica è piaciuta, no? Anche perché ha giocato una bella partita, una bella partita. Poi c'era il nostro missilmeresse che giocava pure appunto in questa squadra. Secondo te, questa terza categoria di quest'anno ha una qualità superiore, ha una qualità che magari era inaspettata per certi versi? Nella squadra dell'Ustica io ho visto qualche giocatore buono, tra l'altro il giocatore che è stato espulso, Messina, aveva fatto una bella partita. Forse, non dico che è stato il migliore in campo dei suoi, perché non vorrei essere, insomma, così drastico, però credo che avesse giocato una signora partita. Ecco, come la vedi questa squadra, Giuseppe? E allora, io posso avere solo belle parole, ma devo dire per un po' tutte le squadre che abbiamo incontrato, perché nonostante si parli di questa terza categoria come un campionato, diciamo, scapoli ammoiati, qualcuno mi è arrivato a dire prima di iniziare questa avventura. Non penso sia così. L'Ustica mi è piaciuta e ho notato in Davide Capitano, che conosco da una vita, 7-11 è il portiere che è qui presente, degli elementi veramente, veramente molto validi. Volevo dire una cosa in particolare su Davide Capitano, ma un po' su quello che mi sta succedendo almeno personalmente in questa avventura quest'anno. Per me ogni allenamento, anche qualche partita incontrando qualche vecchio amico, è un tuffo nel passato, perché io cioè, alleno con dei ragazzi che allenavo nel 2000-2001, quando ho iniziato la mia carriera da allenatore, Azzaretto, Tripoli, li conosco quando avevano 8-9 anni e adesso me li ritrovo ad allenare qui dopo 20 anni. Carmelo Cernia, Nino Marchese, Davide Nabio, Sergio Priola giocavano con me quando ho fatto anch'io le mie esperienze a Misilmeri in promozione, prima categoria. Probabilmente ci verrà a trovare nei prossimi giorni anche Giuseppe Lovico, un altro con cui ho condiviso una vittoria di un campionato importantissimo a Misilmeri nel lontano 1999. Quindi sono veramente contento di aver accettato la proposta di allenare questa squadra. Quindi sia dal punto di vista delle persone che sto incontrando, sia dal punto di vista del gioco. Perché devo dire che anche in allenamento i ragazzi si divertono, giocano, sicuramente i campi, in particolare il nostro, aiutano. Perché giocare in erba, giocare con questo prato e con questi prati, perché anche a Bagheria, sabato probabilmente se riusciamo a giocare con il campo di Ribolla, quindi questo aiuta sicuramente. E niente, sono veramente contento e tutte le squadre finora veramente provano a giocare. E questo è un fatto positivo. Intanto Giovanni Oriti dice che non sono più le terze categorie di una volta, si gioca a calcio e si ha rispetto dell'avversario. È una cosa banale, però va detta perché prima non era assolutamente, o quasi sempre, non era così. Torniamo a Gabriele. Allora, Gabriele, abbiamo detto che sicuramente ti trovi bene in questo gruppo. Che stai maturando, ecco, per esempio, qual è il compagno o i compagni, quelli che ti danno maggiore stimolo, quello con cui tu magari ti confronti, ecco, se magari fai un errore, se magari sbagli un appoggio, ecco, c'è questa fratellanza nello spogliatoio? Sì, questo sì, ma con tutti i compagni, in particolare con i miei compagni di reparto, dato che in questo momento gioco in difesa, mi confronto molto spesso con loro, magari mi danno qualche consiglio, o io lo do a loro, ci aiutiamo sempre e non ci buttiamo mai giù tra di noi. Da questo punto di vista, che giudizio puoi dare, diciamo, di questa struttura, di questa società, appunto, dal punto
Prato Verde. Ecco, è una società, una volta si chiamava Nido, è una società che permette di crescere i ragazzi, c'è un certo feeling, c'è una serenità, oppure c'è magari stress, come ti trovi? No, no, è una società ottima che permette di crescere da molti punti di vista. Io mi sono trovato fin da subito bene, anche perché conoscevo molte persone che fanno parte di questa società, però è una società che non ti stressa e ti trasmette molta serenità. Che scuola fai? Io nasco come centrocampista. Però quest'anno sono stato arretrato al mio mister per necessità e quindi adesso mi ritrovo a fare il ruolo di difensore, anche se non è assolutamente un peso, lo faccio molto volentieri. No, ti chiedevo anche che scuola in quale scuola vai, che tipo di scuola frequenti. No, avevo capito male. Faccio il liceo linguistico, il secondo anno a Bagheria. Ma si vede che fa bene e sei veramente maturo e non dimostri 15 anni. Ma Grazie. prego. E, Franco, e allora, piccoli campioncini crescono. Tu ridi, troppi No, baffi, tu rido ridi. perché nel gruppo di questi ragazzi di qua, anche nei giovanissimi, ci sono ragazzi che veramente abbiamo la chat dei gruppi. Quando scrivono delle cose veramente. Scrivo delle cose di valore e magari a volte dico, no, questi non sono ragazzi di 15 anni, scrivono cose di veramente gente laureata, che a volte si fa anche riflettere e pensare quanto educazione c'ho in questi gruppi. Quindi ne sono molto orgoglioso di questi ragazzi e credo che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Giuseppe, senti, ieri tra l'altro avevate non pubblico, abbiamo detto che il pubblico non c'era. E la domanda è questa: con un presidente donna che ieri è venuta a trovarvi, no? Io ho visto che l'atmosfera si è letteralmente migliorata. Un presidente che vi sta vicino, anche che salutiamo, Francesca. Ecco, qual è in questo momento l'ambiente societario, questo feeling, se è nato e come è nato, come si sta sviluppando, perché tutti noi tra l'altro conosciamo Francesca e conosciamo anche voi. Quindi diciamo che è un mix dal mio punto di vista positivo, poi non so voi. No, 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 sicuramente è un mix positivo. Io dico e sostengo da sempre che le donne hanno da sempre una marcia in più. Quindi avere un presidente donna sicuramente aiuta e non è da tutti. Dico, poi Francesca sappiamo benissimo quanto vale, quindi sicuramente ci dà una mano. Ma la cosa bella è che siamo un gruppo di ragazzi. E quindi i dirigenti, la società, lo staff, siamo tutti giovani. Quindi questo aiuta, non ci sono assolutamente problemi tra di noi, anzi, ogni singolo problema, se così possiamo chiamarlo, più che altro cerchiamo di risolvere le questioni che devono essere risolte per gestire le varie situazioni e andare avanti. Quindi c'è collaborazione, rispetto, fiducia, ognuno ha il suo ruolo e quello è. Quindi io sono il mister, prendo le mie decisioni, le condivido, Francesca da presidente fa le sue scelte, ne parliamo, insomma, veramente un'ottima atmosfera. Senti, ma ora io lo muto, Franco Gentile, lo faccio uscire dalla trasmissione. Ma chi è questo Franco Gentile? Lui non Io sente. Franco Gentile, io lo conosco da quando sono ragazzino, perché le mie prime esperienze calcistiche in prima squadra le ho fatte con Tarino Rizzo. Tarino Rizzo a 16 anni, meno un giorno, mi convocò in prima squadra e mi disse che a breve avrei esordito. E a 16 anni e una settimana ho esordito in quel campionato di cui parlavo poco fa, che abbiamo vinto in prima categoria.
lui era lì. Per qualche altro anno c'era sempre Tanino e Franco era presente. Quindi con Franco c'è un rapporto particolare. Anche se non sbaglio, anche le mie prime esperienze da allenatore, lui era pure dirigente. E ora ritrovarmelo qui è veramente, veramente importante. Perché comunque so che su di lui, non solo io, ma tutti possiamo contare. Bene, e intanto non è pubblicità occulta questa, quindi siamo fuori dai controlli. Bar La Romagna, che salutiamo ovviamente gli amici del Bar La Romagna, ci saluta, bravi ragazzi, grande mister e super Franco Gentile. Queste realtà vanno valorizzate e noi stiamo cercando anche di valorizzare laddove è possibile, anche la domenica, andando al campo sportivo di Mister Media, Giovanni Aloisio, valorizzare questi ragazzi di Missile Media. E perché no, anche parlare dei bravi ragazzi che vengono da fuori come il nostro Gigi. E allora, Gigi, concludiamo quest'ultimo giro, lo apriamo con te. E, ti volevo dire, intanto torniamo alla partita di ieri. Ripeto, vittoria meritata, però io ho visto da voi alcuni ottime individualità, come per esempio il numero 5. Sec, provo a pronunciarlo esattamente, che ha Noi lo giocato molto. Come? chiami Mansù. Anzu, va bene, è scritto Sec nel tabellino, io leggo il tabellino. Poi ho visto, come ti dicevo, un ottimo Messina, un grintoso Famularo che ha rischiato anche di fare gol, e non ci è riuscito grazie anche al nostro portiere. Poi abbiamo parlato di Strafalaci. E anche mi è piaciuto, devo essere sincero, a parte capitano, mi è piaciuto anche questo Basile. Però di fatto quello che mi ha impressionato, devo essere sincero, è questo Sec, che credo che sia un ragazzo, ora non mi ricordo, gliel'ho chiesto, francamente non mi ricordo se Costa d'Avorio, ecco, comunque, di un paese africano, no? E questo è importante. Ecco, allora io ti domando, il futuro. Il futuro e anche Africa da noi, cioè quando qualcuno si lamenta del troppo calcio estero o ragazzi esteri che giocano nei campi di terza, seconda, prima categoria, qualcuno si pone il problema, ma allora il calcio italiano invece non è una ricchezza avere questi ragazzi o no? Ma io devo dire la verità, quando è tanti anni che comunque gioco nei campi da calcio qui in provincia, e devo dire che negli ultimi anni le squadre, per me è un dato positivo, che le squadre comunque anche di categoria di terza, seconda, di prima, si stanno arricchendo, stanno diventando diciamo multietniche. Ecco, noi in squadra abbiamo due ragazzi che vengono dall'Africa. Tra l'altro con un passato difficile, diciamo, insomma, non situazioni semplici, ecco, li Tra sono l'altro, integrati in squadra. scusami Gigi, tra l'altro proprio ieri pensavo alla famosa favola del calciatore Felix, di cui oggi parlano tutti. Ecco, quindi Sì. questo significa, lo dico con la pelle d'oca, questo significa veramente essere un sogno, ragazzi che arrivano con i barconi e che qui trovano, non dico felicità, perché dire felicità è una parola grossa, ma trovano il futuro, trovano la loro riscossa, la loro scommessa. E mi piace che voi abbiate anche questi ragazzi extracomunitari. Sì, diciamo che si sono integrati benissimo. A volte giocare anche in queste categorie serve per confrontarsi con situazioni di questo tipo, che comunque noi, tutto sommato, nell'incertezza e tutto, chiaramente dico, non siamo abituati a fare i viaggi con i gommoni in mare e tutto. Serve anche a questo, anche per i ragazzi un po' più giovani, a confrontarsi anche con situazioni di questo tipo. Devo dire che, a parte che tecnicamente sono, diciamo, un valore aggiunto alla nostra squadra, uno è Ansu, che è il difensore, appunto, il numero 5 di ieri, Mbo Samané invece, che attualmente è infortunato, ieri era in panchina, era lì per entrare. Sono due ragazzi che praticamente sono un valore aggiunto per la nostra squadra, quindi intanto li ringraziamo. E poi, in più, noi quello che possiamo dargli, appunto, è uno svago, un momento ricreativo anche loro, posto lavoro, perché anche loro tutte e due lavorano, anche con orari a volte anche difficili, pesanti, quindi
diciamo, contraccambiamo noi e loro, ecco. Loro ci aiutano e noi cerchiamo di aiutarli per quello che possiamo. Ecco, forse questo è il più bel messaggio di stasera, volendo parlare non solo di calcio, ma anche di aspetti umani. Un'altra cosa, non so se hai visto il campo sportivo di Misilmeri, no? Ecco, visto che avete fatto foto, insomma, come vi è sembrato? Io l'ultima volta che ho giocato a piano stoppa era in terra battuta e già era un ottimo campo perché comunque teneva bene, ecco, le situazioni atmosferiche. Poi andando a trovare il campo di Misilmeri ieri per me è stata una sorpresa bellissima perché è una struttura, una delle più veramente all'avanguardia. Poi il campo comunque di ultima generazione, cioè, si vede che a Misilmeri comunque Misilmeri è sempre stata comunque una città dove hanno sempre creduto nel calcio, ecco, giocando nei campi, dico, sono sempre state le squadre di Misilmeri, diciamo, sempre in categorie alte, ecco. E ieri è stata la dimostrazione che comunque si crede in questo progetto, vedendo appunto l'impianto che hanno creato, che avete creato, insomma. Magari avrebbe bisogno un po' di cure, diciamo, esterne e poi l'agibilità degli spalti, ma speriamo di Servirebbe riuscirci, questo, però prima possibile. per gli attacchi Giuseppe. è un fiore all'occhiello. Beh, Giuseppe, prossimamente, una volta c'era, ti ricordi il cinema, dice, prossimamente nelle sale. Ecco, prossimamente, che cosa, qual è la prossima sfida e dove andate a giocare? Allora, la prossima partita è prevista per sabato alle 19:30 a Palermo contro i Rangers, anche se in realtà abbiamo qualche problemino per organizzarci sabato, quindi dobbiamo capire se la partita si potrà giocare o meno. Ma a prescindere dall'avversario, dico, non siamo ai grandi livelli, non prepariamo le partite in base all'avversario. Noi ci prepariamo secondo quelle che sono le nostre qualità. Anche i nostri limiti, perché è chiaro che bisogna anche lavorare su quelli che sono i nostri limiti. Però piano piano iniziamo a conoscerci. Iniziamo a conoscerci, quindi sappiamo quali sono le nostre qualità, dove possiamo spingere, dove dobbiamo migliorare. E devo dire che sono contento di tutti i ragazzi, perché mi seguono, già sanno bene quello che devono fare, e stiamo creando veramente qualcosa di carino. Quando mi hai intervistato 2 settimane fa, se non sbaglio, mi hai chiesto quale fosse l'obiettivo di quest'anno. E io credo che l'obiettivo principale sia realmente divertirci. È chiaro che quando si vince ci si diverte, però credo che sia anche importante far crescere questi ragazzi. Noi siamo una rosa di 24-25, ma probabilmente più della metà hanno un'età inferiore ai 22 anni. Quindi riuscire a mettere nelle condizioni questi ragazzi di poter arrivare in categorie superiori e poter dire la loro, penso che sia il nostro più grande obiettivo. Ci auguriamo un giorno di essere noi, Prato Verde magari, ad essere in categorie superiori e riuscire a dire la nostra in categorie superiori. Però chiaramente stiamo facendo questa categoria, cerchiamo di onorarla nel migliore dei modi, divertendoci e perché no, provando a vincere le prossime partite. Tra l'altro, Giuseppe, ieri ha segnato il primo gol. Ci fu un rimpallo, un flipper in aria. Poi, magari, se vuole intervenire, Strafalaci ce lo dice il portiere, cosa è successo. Ma in quel flipper si è inserito questo ragazzino di 15 anni, Priola, che ha fatto il gol. 15 anni li aveva 15 anni fa. Sergio Priola, che tra l'altro ha giocato con me anche diversi anni fa, non lo volevo dire, ma questo gol l'abbiamo provato in allenamento. Questo gol viene fuori da uno schema di allenamento che abbiamo provato giovedì, e infatti quando abbiamo segnato ci siamo guardati tutti e abbiamo detto dai, cioè, ci siamo riusciti. E Gigi, com'è stato questo gol? È stato un calcio d'angolo dove si vedeva appunto che c'era la mano di uno schema e poi la traiettoria, diciamo, è stata deviata da un tocco, forse addirittura forse è stato un mezzo rimpallo, diciamo, ha preso una traiettoria impossibile per me, penso, poterci arrivare.
però si vede che comunque era partito da uno schema il calcio d'angolo, non era stato battuto così a caso. Infatti, anzi. complimenti a Giuseppe. E allora passiamo a Gabriele per l'ultima domanda e ci avviamo verso la conclusione. Intanto, Giuseppe e Gabriele, scusami, i compiti li abbiamo fatti per domani. Sì, fatto. Lo dico da professore, preparato, Sì, matematica, italiano, storia. Senti, quanto tempo ti toglie il calcio alla scuola? fortunatamente riesco ad equilibrare entrambe le cose, riesco a non farmi togliere nulla dalla scuola e a concentrarmi sia sullo studio che sullo sport. Beh, e la prossima gara? La prossima gara sarà domenica contro il Casteldaccia. È una gara, anche se contro l'ultima in classifica, da non prendere assolutamente sotto gamba perché bisogna sempre dare il massimo per avere dei risultati. Beh, chiudiamo con Franco. Allora, Franco, un'altra puntata è andata, credo che sia la terza. E questa sera veramente è stata una, come tutte le altre, una bella serata. Mi è piaciuto anche l'intervento di Gigi, che ha un po' spiegato quelle che sono le sue, ovviamente, sensazioni relativamente alla partita di ieri, ma alla sportività. E allora, Franco, che settimana ci aspetta e che settimana vi aspetta? Aspetta che ti devo aprire il microfono, aspetta un attimo, aspetta. Ora puoi parlare. Iniziamo con la terza categoria, che credo che sarà una gara molto importante. Rangers, squadra che ha militato anche anni addietro in qualche categoria superiore. Conoscendo, non lo so, prima questa squadra, diciamo che dentro casa non c'erano limiti di agonistica duro. Quindi adesso non so i tempi se sono cambiati o meno, lo vedremo sabato al Ribolla come ha fatto questo Rangers. Invece per quanto riguarda gli allievi, come diceva Gabriele, non guardiamo che la squadra del Casteldaccia sia l'ultima e non la prendiamo sotto gamba. Cercheremo di fare risultato pieno, però sempre stando con i piedi per terra. Invece per quello che riguarda i giovanissimi, saremo lì a Marineo in questo derby giovanile, giovanissimi, sperando di ancora una volta fare dei bei risultati e poi magari parlarne lunedì prossimo con molta allegria. Da aggiungere che tra le file della terza categoria ci sarà finalmente in rosa Vincenzo Catanese e l'altro portiere, che già tutto è stato risolto, quindi avrà un altro giocatore in più, Giuseppe. E allora, intanto, alla fine io manderò l'intervista all'allenatore dell'Ustica, Leonardo Cannilla, e quindi ve la farò sentire. E quindi vi saluto il nostro graditissimo ospite, che inviteremo possibilmente anche qualche altra volta, perché abbiamo visto che oltre ad essere un buon portiere è un ragazzo maturo e soprattutto molto profondo. E ciao Gigi, Un ciao piacere Gabriele, veramente. mi raccomando. Ciao Gigi, Gabriele, mi raccomando, studiamo e giochiamo bene. Saluto Giuseppe Chiaracane, complimenti per la bella vittoria e complimenti per i risultati che state ottenendo e come state ottenendo. Saluto il mio vice Franco Gentile, grazie sempre a Franco, complimenti per il lavoro. Ciao Valentino, buonasera a tutti. Saluto anche Francesca Accomando, che è la presidentissima di questa squadra, e adesso mandiamo in onda l'intervista all'allenatore dell'Ustica, dicevo poco fa, Leonardo Cannilla. Siamo con il mister dell'Ustica, Leonardo Cannilla. Mister, una sconfitta 2-0, meritato per il Prato Verde. Insomma, nel primo tempo ha giocato benino e soprattutto Siamo trovati per deficienze atletiche, praticamente sono
E come abbiamo visto, molti giocatori non riescono più a sopperire a questa mancanza di preparazione. Leonardo Cannilla, mister, una sconfitta 2-0, un risultato meritato per il Prato Verde, insomma, Lustica soprattutto nel primo tempo benino e soprattutto ha mantenuto la gara in equilibrio. Nel secondo tempo è crollato. Siamo crollati per atletiche, perché praticamente questa è una squadra che non ha potuto fare la preparazione del campionato. E come abbiamo, visto molti giocatori non riescono più a sopperire a questa mancanza di preparazione e pertanto, tra l'altro oggi ci mancavano 4-5 elementi che per vari motivi non sono potuti venire. Comunque noi partecipiamo a un campionato per giocare. Io faccio l'assessore allo sport, a me interessa che i ragazzi giocano, si divertono che facciano una discreta figura. Allora l'assessore è una piccola isola, diciamo, della superficie, ma importante da un punto di vista turistico, quando si deve purtroppo sobbarcarsi queste trasferte, tra l'altro molto lunghe. Io a dire la verità, quando nel 93 mi sentì da Ussica c'era una squadra di calcio, insomma, la cominciai a allenare il campionato, poi me ne sono andato, poi dopo 10 anni l'ho ripresa e purtroppo noi oggi su in campo c'erano 2 di Ustica e tutti gli altri erano presi da tutte le parti e come avete visto non erano in condizione di supportare 90 minuti di palazzo con questo campo, quella più pesante quando è in sintetico. Ma l'interessante è che sia stata, che è stata una bella partita e in bocca al lupo per voi, perché siete una bella squadra. E da questo punto di vista mi auguro che le altre squadre si comportino come vi siete comportate voi qua. Ok, un abbraccio a Sassuolo, un saluto al sindaco Militello e a tutta Ustica. In bocca al lupo, complimenti. Grazie. Beh, è stata una bella serata, abbiamo visto anche cosa ci ha detto l'allenatore dell'Ustica. Buonasera a chi ci ha seguito e a lunedì continueremo a parlare del Prato Verde. Un abbraccio e buon lunedì e buona settimana a tutti.